Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parliamo del sensore di umidità e temperatura di Shelly. Come avete già visto in un video precedente, di cui vi lascio il link qua sopra se non l'avete ancora visto, abbiamo reso questa ventola tradizionale una ventola smart. Tutto questo grazie a un dispositivo Shelly che abbiamo inserito all'interno della presa che comandava tramite un pulsante l'accensione e lo spegnimento della ventola. Come abbiamo visto in quel video, possiamo quindi comandare l'accensione e lo spegnimento direttamente dall'applicazione senza bisogno di farlo tramite il tasto fisico. In questo video invece andremo a vedere come andare a rendere ancora più autonoma e ancora più smart questa stessa ventola unendo ancora un altro dispositivo sempre di Shelly. Stiamo parlando infatti dell'accessorio umidità e temperatura che ci permette quindi di andare ad attivare o disattivare la ventola in determinate condizioni climatiche, magari all'aumentare dell'umidità piuttosto che al diminuire della temperatura. Ma andiamo a vedere come dobbiamo fare per andare a collegare questo strumento al dispositivo Shelly che abbiamo già inserito all'interno della placca 503. Riepilogando dal video precedente, come vediamo possiamo controllare la nostra ventola tramite l'applicazione andando ad accenderla o andando a spegnerla. Vediamo quindi come andare ad associare il dispositivo Shelly per l'umidità e la temperatura che monta queste batterie. Quindi all'interno della confezione troviamo il nostro pallottolino Shelly, come vediamo è già aperto, e ovviamente troviamo un piccolo manualetto di istruzioni. Andiamo quindi a aprire la pila CR123A di cui vi lascio il link in descrizione. Questa è la pila che andremo a montare all'interno di questo dispositivo. Come vediamo c'è un più, quindi andiamo a mettere il più da questo lato. Andiamo a collegarlo, vediamo che si accende, quindi possiamo andarlo a chiudere. Quando invece è acceso, fisso e connesso al cloud, quando lampeggia velocemente è in fase di aggiornamento. Questa pila vi garantisce una durata di almeno un anno. Quindi andiamo a riattivare nuovamente l'applicazione, selezioniamo di nuovo italiano, salviamo ed effettuiamo il login. A questo punto avremo già la nostra stanza bagno taverna. Andremo a selezionare nuovamente il dispositivo tramite wifi in modo tale da farglielo riconoscere e quindi collegarlo alla rete wifi in modo tale da averlo attivo sulla nostra rete. Una volta effettuato questo passaggio che abbiamo visto anche per il dispositivo precedente, possiamo andare a trovare il dispositivo, personalizzarlo assegnandolo prima alla stanza bagno e poi andando a inserire la foto dedicata, e quindi vedremo che nella nostra stanza bagno taverna avremo la ventola e pallino, che è il nome che abbiamo dato noi al nostro dispositivo. Come vediamo, nel momento in cui effettuiamo tutto l'accoppiamento, la luce sul sensore di umidità e temperatura diventa fissa e non più lampeggiante, quindi possiamo andare a chiuderlo e poi potremo andare a posizionare questo dispositivo all'interno della stanza in cui vogliamo utilizzarlo. Fatto questo, andremo a creare una scena tramite l'applicazione che quando l'umidità è superiore a una certa temperatura, automaticamente il nostro dispositivo di umidità e temperatura manda un segnale al dispositivo Shelly presente all'interno della placca per attivare la ventola. Capite come in questo modo è possibile andare ad attivare tutta una serie di funzioni e magari anche di dispositivi differenti dalla nostra ventola, magari un climatizzatore piuttosto che un ventilatore, al verificarsi di una determinata condizione. Nel complesso questi dispositivi di Shelly li trovo veramente interessanti, possono essere utilizzati veramente in tantissimi modi. Capite come le dimensioni veramente compatte del dispositivo che stanno all'interno di una scatola 503 lo rendono veramente veramente performante. Inoltre gli accessori aggiuntivi come le lampadine che vedremo in un altro video o come il sensore di umidità e temperatura sono un perfetto abbinamento per determinate esigenze. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete dei dubbi o delle domande lasciate un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando anche sulla campanella per ricevere le notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Ovviamente di tutti i prodotti che vi abbiamo parlato vi lascio il link in descrizione. Per questa recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima video recensione per scegliere.